Ogni tanto riascoltare, soprattutto ricantare, ha ucciso l'uomo ragno, mi fa tornare in mente, insomma, fa capire quanto tempo è passato, che è già una cosa di per sé, insomma. E quando, insomma, sei arrivati a un'età più o meno come la mia, insomma, superati 35 di un po', capita ogni tanto di guardarsi allo specchio e di dire, ma chissà se ce la farò ad affrontare tutte le difficoltà della vita. Si arriva a un punto in cui queste paure un po' vengono, però insomma, forse poi basta guardarsi attorno, guardare i propri affetti, le persone che abbiamo accanto, e capiamo che ce la faremo anche questa volta. Uno può pensare a qualsiasi difficoltà della vita e dice, vabbè, comunque anche stavolta di sicuro me la caverò. Occhi che mi guardano, dallo specchio osservano, occhi a volte un po' troppo severi scrutano, per capire quanto c'è di diverso, come se dalla faccia, dai capelli fosse semplice intuire se quello riflesso sono ancora io, se ogni piccolo dettaglio su quel volto è proprio mio, se ce la farò ogni giorno ad affrontare tutto quello che verrà, tutto quello che verrà. Me la caverò proprio come ho sempre fatto, con le gambe ammortizzando il botto, mai mi rialzerò ammaccato non distrutto, passerà una settimana a letto, poi verrà da sé, ci sarà anche qualche sera in cui usciranno lacrime, ci sarà anche qualche sera in cui starò per cedere, ma poi piano piano tutto passerà, senza accorgermene tutto passerà. Ciò che non lo è, che fanno sembrare enormi anche le cose minime, così mi alzo e guardo te che dormi accanto e penso, che miracolo, vedi a volte accadono, me la caverò proprio come ho sempre fatto, con le gambe ammortizzando il botto, rialzerò ammaccato non distrutto, basterà una settimana a letto, poi verrà da sé, ci sarà anche qualche sera in cui usciranno lacrime, ci sarà anche qualche sera in cui starò per cedere, ma poi col tuo aiuto tutto passerà, senza accorgermene tutto passerà. Sera in cui starò per cedere, ma poi col tuo aiuto tutto passerà, senza accorgermene tutto passerà.